sottoscritto il protocollo d'intesa tra l'Ufficio Garante Infanzia e Adolescenza della Regione Abruzzo e il Comitato Regionale per le Comunicazioni, un documento volto al contrasto delle problematiche sociali riscontrate tra gli studenti abruzzesi e rilevate durante la fase di studio attraverso i dati diffusi dalle ASL del territorio. L'obiettivo è rendere i ragazzi protagonisti della propria vita avendo un riferimento autorevole tra le figure istituzionali. Dobbiamo intervenire all'interno delle scuole con programmi di comunicazione e di informazione per i nostri ragazzi dettagliati e omogenei. Quindi ci sarà una formazione all'interno di tutte le scuole che insistono sul territorio regionale. Abbiamo avuto nella provincia di Pescara 1500 accessi lo scorso anno, scaglionati nel tempo, di crisi di panico. Quindi poi ci sono le assunzioni di droga, insomma hanno una fragilità importante e pertanto dobbiamo intervenire con una comunicazione omogenea per far sì che questi ragazzi inizino anche ad avere un colloquio, perché spesso ormai si è perso quel rapporto, quel contatto fisico tra gli stessi dovuto anche all'era della digitalizzazione. Quello che dobbiamo a mio avviso ripristinare, ognuno la propria competenza, e quindi per far sì che questi ragazzi finalmente abbiano anche un riferimento di una figura autorevole in noi adulti. E sminuire un insegnante che dovrebbe essere la tua luce per quanto riguarda il tuo percorso di vita significa abbattere ogni argine, e quindi abbiamo questi ragazzi che manifestano una fragilità importantissima.